Oggi vi racconterò una magica storia di Natale. Benvenuti nell'ultimo appuntamento con Danza con Gio per l'anno 2020. Come state? Spero tutto bene. Come dicevo, oggi voglio raccontarvi un balletto, anzi la storia di un balletto assolutamente natalizia, magica, imperdibile nel periodo natalizio, ovvero lo Schiaccianoci. Sicuramente molti di voi già conosceranno la storia, ma io cercherò di raccontarvela nella maniera più poetica possibile, come solo io so fare, e soprattutto cercherò di ricalcare la storia del balletto e non quella del libro o del film o insomma di qualunque altra versione voi abbiate visto. Mettetevi comodi, popcorn alla mano. In un tempo lontano, indefinito, ma forse neanche troppo lontano, in una grande e ricca casa si teneva una festa di Natale. Una festa di Natale che invitava la maggior parte del paese e soprattutto dell'elite della società di quel paese. I proprietari della casa erano gli zii di Clara e di Tommy, due fratellini ansiosi di ricevere i propri regali di Natale. Tra feste e balli, entrambi ricevono i loro doni. Clara, al posto della solita bambola che lei si aspettava, riceve un magico schiaccianoci. Tommy, invidioso della bellezza dello schiaccianoci e soprattutto dell'affetto che Clara stessa prova per questo oggetto, decide di rubarglielo, di prenderla in giro e successivamente, per gioco, per scherzo, lo rompe. Clara è disperata, ma per fortuna accorre in suo aiuto lo zio Drosselmeier, ovvero il parente che le aveva donato il magico oggetto. Lo zio Drosselmeier le consiglia di aggiustarlo con una cordicella. E finalmente Clara è felice di poter ritornare con lo schiaccianoci. Clara ritrova la magia di questo oggetto non nella bellezza estetica, ma per il semplice fatto che sia un oggetto regalatole da questo zio che ha la fama di essere magico, e tant'è che durante le feste fa prendere vita e magia a molti dei giocattoli che dona a tutti i bambini invitati a questa festa. La festa volge al termine, tutti tornano a casa, si fa notte e Clara va a dormire. Ma durante la notte la casa viene infestata dall'esercito dei topi, guidato appunto dal loro re. Magicamente i soldatini e soprattutto lo schiaccianoci prendono vita e combattono contro il re dei topi e il suo esercito, sconfiggendolo con successo. Clara è assolutamente sorpresa nel vedere il suo amato schiaccianoci prendere vita, ed esso stesso le racconta di un paese magico e bellissimo, popolato dai dolci più famosi di tutto il mondo, e decide di portarcela. Non si sa se questo è un sogno oppure è la realtà, fatto sta che Clara lo insegue in una magica tormenta di neve che rende il tutto ancora più romantico. Giunti nel paese dei confetti, fanno la conoscenza appunto della sua regina, quindi della fata dei confetti, che li invita a conoscere tutti i suoi compagni d'avventura, che provengono appunto da tutte le parti del mondo. C'è il tè dalla Cina, il cioccolato dalla Spagna, il caffè dall'Arabia, il trepak, un liquore dolce dalla Russia. E poi c'è la danza degli zufoli, ovvero questi strumenti tipicamente natalizi. Tutti insieme fanno festa e inevitabilmente Clara e lo schiaccianoci si innamorano, coronando il loro sogno d'amore sul giungere dell'alba. Appunto in questo momento Clara deve abbandonare questo magico mondo e tornare nel mondo reale, dove lo schiaccianoci è tornato appunto uno schiaccianoci. Ma Clara non dimenticherà mai l'avventura vissuta durante la notte, e sarà sempre e comunque affezionata a questo buffo pupazzo che le ricorderà per sempre un magico Natale passato con la sua famiglia tra le amorevoli cure dello zio, del fratello e di tutti i suoi parenti. Spero che questa storia vi abbia infuso un po' di gioia, di allegria e abbia incentivato ad andarvi a vedere questo meraviglioso balletto. Io adoro praticamente tutto. È davvero coinvolgente e fin da piccola l'ho sempre amato. Quindi io spero che anche a voi piacerà. Se è così, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la parte che vi è piaciuta di più nel vederlo o quella che in generale voi avete sempre preferito. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente
anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per l'avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!